Allora, adesso è il tempo di avviare la presentazione. Ritorniamo al programma originario. Adesso non c'è Motion Eye, il sistema di videosorveglianza che sarà nel suo slot originario a mezzogiorno e mezza. Adesso Pietro Lombardo ci parla di Kaltura, che è una piattaforma di video delivery, una sorta, un'approssimazione di YouTube. Realizzata però in open source con poi delle estensioni proprietarie. Vabbè, iniziamo. Allora, stiamo parlando di un mercato che oggi è molto florido, cioè quello del video. Oggi una buona parte della comunicazione che viene fatta alle aziende, o anche il learning viene fatto attraverso video. Il sottotitolo è YouTube. YouTube oggi è il principale leader di mercato sul delivery dei video pubblici. Allora, vediamo un momento la nostra un online video platform. Perché cosa ci sei? Allora, secondo che non si è convertita bene la slide. C'è un'animazione non si è presa bene l'animazione. Va benissimo. Allora, un secondo che nella conversione del file purtroppo abbiamo perso qualche piccolo. Quindi sta aggiornando, va benissimo. Allora, diciamo così, una online video partner, per cosa mi deve servire? Principalmente volere un online video partner personale. Può servire a un'azienda che deve fare dei corsi dal punto di vista privato. Non so se ci sono le. Ci sono un'azienda che deve fare la propria formazione interna. Perché deve mettere la propria formazione al di fuori dell'azienda e non metterla all'interno? Oppure io faccio dei video che vado a condividere sul mio blog personale o su altre piattaforme. Perché dovrei andare a mettere questi video su una piattaforma di qualcun altro disponibile a tutti? Perché sappiamo che uno dei principali problemi che sorgono sulla rete è il problema della proprietà intellettuale. Io posso, normalmente dovrebbero mettere quasi tutto in Creative Commons per realtà, però c'è anche gente che naturalmente lavora con queste realtà. Oggi i principali player che fanno monetizzazione con queste piattaforme sono YouTube, Instagram, Vimeo e oggi anche Facebook fa monetizzazione in questo modo. Mi dispiace che non si vede bene. Allora, no, è un DTM. C'era l'animazione. Allora, no, era un. Allora, ecco, allora un secondo, vi faccio vedere così. No, è sparito, non parte l'animazione. Allora, prendiamo questo. Allora. Sì, non ha depresso, l'animazione è persa. Come vi dicevo, lo vediamo così un secondo, facciamo prima. Allora, perché nascono? Come vi dicevo, nascono per l'esigenza dei più a voler utilizzare una piattaforma propria per lo storing, la condivisione dei video. Chi ne ha bisogno? Come dicevo, ne hanno bisogno sia la scuola di formazione, l'azienda che fa
i suoi video interni sia alle persone che vogliono condividere i propri contenuti, però mantenendone più o meno il controllo del dato. Noi perché dovremmo averne bisogno? Questa è una domanda un po' particolare, la risposta dipende dal singolo, diciamo così. Io posso averne bisogno perché, come dicevo, nella mia azienda faccio della formazione interna che non deve essere divulgata all'esterno, faccio video ad alta velocità, creo il mio server interno e utilizzo la mia rete locale per la condivisione dei video senza dover andare all'esterno. Come dicevo, io faccio dei contenuti, decido di monetizzare questi contenuti perché alcune piattaforme, particolarmente Kaltura, permette la monetizzazione diretta all'interno della propria piattaforma dei video utilizzando i normali canali di monetizzazione che nascono lì. E questo mi permette di fare monetizzazione del mio contenuto e avere un controllo diretto attraverso i dati del mio contenuto senza filtraggi esterni, perché c'è sempre chi dice i dati che io ho dai vari provider non sono reali, perché io devo, alla fine io cerco il dato reale di quante visualizzazioni ho avuto. Allora, perciò noi stiamo discutendo di piattaforme on premise, cioè piattaforme che il cliente va e installa da sé senza avere il famoso as a service. Abbiamo sia delle piattaforme, le piattaforme principali closed sono Movie, Vimp, Woza e Cisco Show and Share. Principalmente, se andate a chiedere in giro, il principale player che vi diranno sarà Woza, che è famoso proprio per fare sharing di contenuti video. A livello open source noi abbiamo naturalmente Kaltura, di cui parleremo oggi, MediaDrop, PeerTube e MediaGoblin e altri. Naturalmente la lista potrebbe andare avanti per molto. In particolare di questi vi segnalo PeerTube. PeerTube è un progetto che è rinato da poco e utilizza il protocollo torrent per lo streaming dei video. È rinato attraverso il progetto Net Commons, però in pratica è un portale che fa codifica e streaming dei video attraverso torrent. È un bel progetto, naturalmente hai un limite quando tu utilizzi torrent, al limite che dovresti avere più player che hanno lo stesso video per utilizzare la forza del protocollo torrent, che è quello del peer, perché i dati vengono condivisi all'interno della rete e molte volte se non c'è questa condivisione il vantaggio del protocollo viene meno. Un momento, se ora riesco a vedere così che... Allora, presentazione. Questa ora dovrebbe vedersi un po' meglio. Allora, parliamo ora di Kaltura. Kaltura è una piattaforma di transcoding, storage, live streaming ed editing dei video. Voi in piattaforma potete fare tutto di questo, cioè voi potete inserire un video appena registrato. La piattaforma lo transcodifica nelle versioni definite che servono poi per lo streaming video. Questo video potete modificarlo all'interno della piattaforma e renderlo disponibile. Tutto in modo trasparente all'utente. L'utente ha la propria console, che tra poco vedremo, su cui lui può fare le modifiche al video, può definire le versioni, più o meno come funziona su YouTube. Se voi avete caricato un video su YouTube, caricate il video, lui lo converte
Voi potete fare delle piccole modifiche al video, mettere titoli, mettere immagini, mettere overlay e potete fare questa tipologia di operazioni in modo trasparente. Voi non vi chiedete quello che c'è dietro. Io ora vi dico cosa c'è dietro. Quello che c'è dietro, i motori della piattaforma in questo caso sono: in alto trovate Nginx, che è il server web che fa anche streaming, ma fa un vero e proprio streaming, cioè in qualsiasi posizione voi spostate il cursore, il server va a prendere, divide il video in micro frammenti e vi dà il frammento necessario. Perché questo fa vero streaming, non vi fa solamente lo storage del contenuto, perché come succedeva una volta, ricordate quando la barra di YouTube doveva essere caricata? Quello succede che tu scarichi l'intero video e per se devi spostare avanti tu devi arrivare a quel punto nello scaricamento del video. Nella situazione Nginx ti permette di scelgo un punto del video, il server decodifica il video in frammenti e mi manda da quel frammento in poi. Poi abbiamo, non so se riconoscete questo quadrato lì, quello lì è il logo di FFmpeg, che è il componente che fa la decodifica e la trasformazione dei vari formati video. Poi naturalmente abbiamo MariaDB, che è quella che conserva i dati utente, e poi abbiamo un database Sphinx che serve per la gestione dei contenuti, dato che i video verranno trascodificati in modo differente, per poter legare le varie versioni dei video abbiamo Sphinx. L'architettura di cattura può essere deployata sia in versione single server, cioè una macchina che fa tutto, o in versione cluster. La differenza di base è che la vera necessità che ha cattura a livello di processore, di risorse, è principalmente nel momento della trascodifica. Perciò se io mi aspetto di dover utilizzare in ambiente locale pochi transcodifiche, l'esempio di un'azienda che deve fare la sua formazione, non mette a vado a caricare video perenni. Invece, per esempio, un'azienda che crea il suo social personale interno all'azienda, in cui i vari dipendenti vanno a caricare i video di ufficio giornalmente, questo mi crea un carico. Perciò Kaltura ci permette la possibilità di utilizzare un'architettura clustered. Di base i server necessari sono di quattro tipi: i front-end, che possono essere multipli, in modo tale da mettere un load balancer davanti e poter bilanciare l'accesso; i server batch, che sono quelli che fanno la transcodifica; i server di Sphinx, che possono essere anche questi multipli; e poi i server di storage. Normalmente il momento cluster c'è uno storage condiviso in cui c'è un'installazione unica del sistema su uno storage tipo NFS che viene condivisa su tutti i server. Naturalmente, come dicevo, bus compatible, cioè che è lo standard per la pubblicità online. Allora, le componenti. Kaltura, la versione open source, include di base la KHC, che è la parte di amministrazione, creazione degli utenti, controllo di tutta la piattaforma. Permette di personalizzare il singolo utente o il singolo gruppo, quello che può fare, il singolo publisher. Poi all'interno del publisher, il singolo publisher all'interno della piattaforma può creare gli altri utenti che accedono alla piattaforma. Che però il publisher però non ha accesso a questo livello di controllo. Il publisher invece accede a questa, alla KMC, la Kaltura Media Console. È quello che sarebbe il back-end che avete su YouTube. È una piattaforma in cui tu carichi il video, lo editi, scegli il tuo player,
scegli le impostazioni del tuo video e prendi i link di embedded, di condivisione del video. Una piccola cosa, esiste un altro componente che praticamente una piattaforma è una tipologia di sito che si connette attraverso le API di Kaltura, che però non è disponibile a livello libero, cioè è disponibile solo dietro pagamento della, della licenza di supporto alla società. Qui subito un componente della KPMC è il Player Studio, cioè avete visto il YouTube che ha i vari bottoni, le varie postazioni, la rotella che gira. Kaltura permette di personalizzare qualsiasi di queste impostazioni, impostare una tipologia di pubblicità per player. Per player, in modo tale da poter personalizzare all'interno della stessa piattaforma più player e definire per singolo video che player utilizzare. Questa che vedete è un'anteprima della versione 14 che è appena stata rilasciata. Considerate che Kaltura fa un aggiornamento un piccolo aggiornamento ogni 15 giorni e fa una minor release ogni 15 giorni e una major release ogni anno. Nella major release di quest'anno, che è quella che è col codice 14, è stata impostata la nuova KPMC che passa da Flash, da una piattaforma Flash a una piattaforma HTML5. In questo momento la KPMC NU non ha tutte le funzionalità che ha la KPMC in Flash, tipo la possibilità di inserire a un determinato minuto una determinata pubblicità e roba del genere. Allora, velocemente, i pro e i contro. I pro di Kaltura sono una facilità di utilizzo per l'utente, e praticamente l'utente ha più o meno la stessa gestione che avrebbe su YouTube o cosa. E in un momento in cui uno deve fare business e deve dare account, la personalizzazione dell'utente è totale e piena, e permette una fatturazione per chi deve fare business sui contenuti che danno gli altri, molto facile. I contro, non tutto è disponibile in community, come vi dicevo, alcune funzionalità sono disponibili solo dietro licenza, come il portale di derive del video o come alcune funzionalità che sono legate al live streaming delle lezioni o delle videoconferenze. La società sta spingendo moltissimo sulla loro video platform as a service, perciò se voi contattate la società anche per volere una cosa, loro vi dirà: ma noi abbiamo il VPass, perché devi farti il tuo server interno quando puoi andare sui server nostri? La KPMC Flash è un contro, perché oggi Flash è deprecato. E poi la cosa importante, che però è comune a quasi tutte le piattaforme, tranne naturalmente per Tube nel momento in cui tu hai più peer, il bisogno di avere un content delivery network esterno alla piattaforma, che non viene inserito nella piattaforma. Con questo abbiamo finito, giusto in tempo. Sì.